minuto. Ecco, si gioca per Slay, eccolo qua, la giocata, sta a lui. No, Silver Bryan dentro. A concludere da sotto, Silver Bryan, meno 10 di nuovo, 29-19. Scontro incredibile fra Bryan e Namaka, che non gli concede un centimetro. Bryan è bravo, giro tiro e canestro. Eccellente azione offensiva di Bryan, che ha voluto fortemente prima la palla e poi la conclusione. Tiro difficile, infatti lo sbaglia. Slay corre subito a rimbalzo, guardate come corre verso il giocatore a quell'altezza. Bryan vicinissimo ai passi, forse anche un po' oltre, con un arresto sospetto. Comunque va a schiacciare il meno 7 che si aspetta dai suoi. Adesso la zona ancora per Casale, ora vediamo. Seguono ognuno il proprio uomo, vuole che l'attacco di Venezia così sia statico. Il ferro aiuta Silver Bryan, che realmente una fast web che per il momento ha fatto tutto meglio della Reyer fin dalle prime battute. Reyer che deve inseguire le due finali, esattamente. Sappiamo che Venezia è stata bravissima a non mollare in gara 2, quando su 33-18 era precipitata almeno 15. È stata lì, poi punto su punto ha recuperato in pratica dopo aver pareggiato i conti. Bryan, bel lavoro di Fantoni, da scintille con Fantoni, attenzione, si è lasciato andare per un attimo. Silver Bryan innervosito dalla difesa di Fantoni, mette un semigancio in avvicinamento che è delizioso. Lance Harris, poi Clark a gestire il possesso oro granata. Gran gioco con Silver Bryan, 12-8, time out. E allora rivediamo Clark, il migliore della serata, gravato di 4 falli ma con un ventello già a suo score personale. Segna e poi mima Ercolino Silver Bryan. 53 Reyer, 47 Junior, Venezia in un'etta, è la finale del campionato. Segna anche il tiro libero supplementare. Ingenuità concesso sulla rotazione difensiva al taglio fuori al tiro libero. 3:30, Bryan. Altro canestro pesantissimo. Cercare qualcosa, ma deve togliere la luce a questo straordinario giocatore. Facile a dirsi, difficile a fare. Uno sul fondo della classifica, ultimi due giri di lancette. 6 punti di vantaggio per chi ha palla in mano. Stiamo a vedere. È ancora lunga. Clark. Guardate, segna il più 8. Dove è passato questo passaggio? Immaginare quale possa essere. Silver Bryan in lunetta. Il primo c'è. Maestrello non si fa ingolosire, va con un palleggio a servire ancora in angolo Clark, sfida Taylor, gli va via, serve un pallone d'oro a Silver Bryan, canestro valido, parità e tiro libero supplementare per Silver Bryan. Impressionante, ma c'è sempre quell'uno su 6 che diventa un problema. Buon uso del perno, ma è chiaro che la Rail vuole andare fino in fondo e lo fa benissimo. Bryan è motivatissimo e convintissimo. Torniamo da una parte e dall'altra dei due tecnici, Marco Crespi e Andrea Mazzon, il primo di Silver Bryan e centinaia di persone, mentre Silver Bryan è in lunetta. Il primo lo mette Silver 100%. Per il lungo Reyerino dalla lunetta. Due su due. 5-8. Attenzione, momento topico della partita. Hickman stoppato. Palla recuperata da Venezia. La partita. 12 punti. Silver Bryan. Ora l'ultimo minuto da seguire, con 50 secondi sul cronometro e solo 5 punti che dividono le due formazioni. Clark
sbaglia, c'è rimbalzo di Silver Bryan che segna, attenzione, 83 Casale, 80 Venezia. Meno, stiamo a vedere, c'è Lettaler a lottare con Fantoni, mette il secondo, attenzione, si avvitano Fantoni e Lettaler. Miracolo incredibile, la vittoria di Casale Monferrato contro un avversario che non ha mai abbassato la testa ed esce a testa altissima. Casale Monferrato vola in Serie A, Venezia è sconfitta ma se l'è giocata fino all'ultimo tiro, al 40.